provare e riprovarci ancora, ma alla fine sentirsi quasi uno scoglio che prova a fermare il mare. Lo scoglio, tenace, ardimentoso e generoso, il Jessam Gas le mura, ma il mare in piena ha i colori nero-arancio del Famila Schio. Così accade che in gara 3 della semifinale scudetto le vicentine hanno avvio imperioso, tanto che si portano subito sul 10-0 e tu valli a recuperare. Concedere un break del genere alla squadra che da anni domina sul suolo italico del basket femminile è concedersi ad una serata di sacrificio estremo, immane. Lucca prova a reagire, Megan Mahone è all'altezza di cotanto avversario, altre un po' meno, tanto che lo stesso Diamanti a fine partita riconoscerà sportivamente la superiorità delle venete. Le mura è squadra di grande orgoglio che nelle ultime stagioni si è state al rango di una delle migliori realtà nazionali. E allora lottano Beba Bagnare e compagne, ma di rientrare in partita stavolta davvero non se ne parla. Schio controlla e gestisce, e nel finale c'è anche l'ulteriore pessima notizia per Lucca dell'infortunio occorso a Naomi Hallman. Solo nelle prossime ore sapremo se la pivot olandese sarà in campo mercoledì sera ore 20:30 al Palatagliate per gara 4. Che Lucca, siamo convinti, giocherà tutta, magari trascinata anche dal suo grande pubblico. Talvolta le imprese nello sport riescono quando meno te lo aspetti, e allora perché non sperare?